ciao a tutti ragazzi, X Vapo. Oggi siamo, oggi il Visello ci fa vedere, anzi oggi la chiave ci fa la vedere. Chiave ci fa vedere la chiave di Cali Vapes The Key. The Key, faglio vedere Visello. Oggi facciamo questo. Allora oggi cosa facciamo? Facciamo il The Key, la chiave. La chiave, il liquidozzo di Cali. Cali Vapes. Sava. Ciao che Sava. Che gentilmente ci ha anche fatto la dedica. La dedica sulla scatolozza. Sì. Presa, presa a Napoli. A Napoli in fiera. Dov'è il nano? Che ah, il nano lui. Okay. Presa in fiera a Napoli. Questa è la boccetta, che è una boccetta da 40 ml sì. di aroma, dove voi potete andare a farvi il vostro liquido. Se lo volete fare in flavor, vi mettete le basette e ve lo fate in flavor. Se volete fare da MTL, vi arrangiate e vi fate da MTL. Ed è un liquido tabacco e pesca. È tabacco, pesca e pesca noce e vaniglia bourbon. È un mix di tabacchi. Sì, stavo per dirlo. E uno è organico. Ed è che è il barley. Vabbè dai. Poi gli altri sono sintetici, ma non ce li ha voluti dire. Lo assaporiamo sul Kaifun Prime, clonazzo spinto, che ci sta, con una coil complessa di Vandy Vape, è una 0,68. Allora, fatto si sente il secco della pesca noce. Come lo senti, Jackons? Chi pesca un po' la beneficenza o no? Beneficenza, sì. È un tabacco con retrogusto, con questa pesca noce, vero, proprio pesca noce. Pesca noce, si sente proprio la pesca noce. Allora, noi abbiamo avuto modo di provarlo molto bene a Napoli, in un momento che allo stand dove c'era Sara non c'era nessuno, quindi abbiamo avuto modo di fare svariate parole. In fiera lo facevano provare su un sistema entry level e su un sistema da flavor, perché è un liquido anche portato per il flavor. Su uno Zenith di Inokin usciva veramente bene. Su un sistema da flavor, in fiera usavano i Preco Tank, a me non è piaciuto tanto, invece sullo Zenith sì. Qua sul Kaifun, anche se è un Kaifun style, tanta roba signori, tanta sì, roba. Sì, sì, lo preferisco più di guancia che di flego. Allora, non è un liquido per me, nel senso che si sente tanto il tabacco, cioè per me si sente già fin troppo, ed è un tabacco abbastanza... Cambi la coil e viene meno fuori il tabacco e viene più fuori la pesca. Ah, perfetto. Adesso, no, ma la pesca io la sento. Rende di più il tabacco. La pesca io la sento. Ed è anche buona, proprio, si sente proprio che è una pesca noce, ok? Però per i miei gusti è un po' troppo forte di tabacco, ma perché io non sono tanto amante dei sapori forti di tabacco, e secondo me si sente abbastanza. Comunque, devo essere sincero, a me piace parecchio, non è un liquido per me, però è molto buono, mi piace, e gli do un 7,5, dai. Ti posso dire una cosa, io l'ho provato con il cavo in titanio in controllo di temperatura, sì. E il tabacco si smorza un po', smorzi. Diventa un po' più rotondo e viene più fuori la pesca, no? Ok, proveremo. Quindi con una coil diversa cambia il liquido. Però è un liquido molto buono. Mi è piaciuto sia in fiera sullo Zenith, qua sul Kaifun. Tu l'hai provato in controllo di temperatura, ti ricordi? Che te l'avevo fatto provare? Sì. È un'altra cosa e devo dire che io gli do un bel 9, perché è un tabaccoso fruttato da tutto il giorno che non vi stanca, anzi più lo svapate più lo apprezzate. Proviamo ancora. Lei ovviamente lo consiglia sul Berserker con la campana grossa, quella alta, il tank da 4 ml. Io purtroppo l'ho rotta, quindi non ho potuto fare la prova, e allora l'ho messo qua dentro. Una testata. A me piace, una spallata, zio. È veramente buono, mi piace. Io gli do un bel 9,5 anch'io. Vabbè, arrivati a questo punto, dopo un po' di svapate, probabilmente lo acquisterei. Più lo svapate, più lo svapi e più senti le varie note del liquido. È un bel tabaccoso, sì. Che più andate avanti, più lo apprezzate. Io lo svapo tutto il giorno, mi piace molto. Perché poi la pesca è un sapore che mi piace tantissimo, quindi... E poi pesca noce non c'è. No, no, però si sente proprio che pesca noce. Sì. Infatti hai detto in fiera che ha fatto impazzire abbastanza l'aromatiere per fargli trovare la pesca noce
come voleva lei. Beh, è giusto, giusto. Rettifico. Io confermo quello che ho detto prima, è veramente veramente eccezionale. Io in più lei ci ha assicurato, ma guardate, io ho avuto modo anche di provarlo su sistemi olinguanti tipo Aio, e i 30 ml ce li fate. E non sporca, perché è un liquido che non sporca. Io rettifico, gli do un 8, dai. Perché adesso mi sta incominciando a piacere, dopo un po'. Però buono, brava Cali Vapes, brava, bravissima. Quindi signori, provatelo, diteci qualcosa sotto nei commenti se vi piace o no. Quindi se vi piace il video, piacciate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale di Ciccone XVapo. Seguiteci dove anche, se non seguire? Su Instagram, dove vi mettiamo tutti gli spoilers, e Facebook nel gruppo. Quindi con l'ultima svapata da guancia del bisello, ci vediamo al prossimo video. Va bene, ciao.